Nel nostro itinerario in bicicletta lungo la Val Chiavenna, una sosta a Verceia, alla galleria di Mina, che fa parte del complesso della linea difensiva della linea Cadorna. Ne parliamo insieme a Marcello Villani, che è un rappresentante del Museo della Guerra di Colico. E quindi possiamo entrare un po' più nel dettaglio di questa struttura particolare che si può visitare. Assolutamente si può visitare, l'apriamo di solito nelle domeniche di agosto e in altre occasioni ed è qualcosa di unico. Qualcosa di unico perché è uno dei pochi esempi restaurati, aperti al pubblico, di mina che è pronta ad esplodere in caso di invasione da parte degli austriaci nella prima guerra mondiale attraverso il passo dello Spluga. Noi questa realizzazione la facciamo risalire al 1917 e noi ci troviamo proprio sopra la galleria stradale, dove passa la strada principale che collega quindi con la Val Chiavenna, e a fianco c'è invece la galleria ferroviaria. E quindi un'opera strategica questa. Assolutamente, intasando questa strada, cioè riempiendo le macerie con il brillamento della mina, cioè dei pozzi minati che venivano riempiti d'acqua e poi fatti esplodere, si otteneva, insomma, questo intasamento della galleria stradale e ferroviaria e si bloccava l'eventuale invasione austro-ungarica. Ecco, si trattava di un'azione così, di ostruzione, di rallentamento dell'avanzata del nemico, quindi non una distruzione completa dell'infrastruttura. No, perché poi si pensava di ricacciare l'invasore, di ritornare a avere un'economia, di riuscire a riattivare le vie di comunicazione italiane, appunto. Anche perché questa allora, adesso c'è la galleria nuova, la nuova statale dello Spluga, ma allora era l'unica strada per cui si poteva passare, si poteva commerciare, si poteva vivere in queste zone, insomma. Il visitatore può proprio percorrere questi cunicoli che sono stati conservati come all'epoca. Assolutamente, sono stati restaurati fedelmente, ma abbiamo cercato di non toccare nulla di quello che di originale c'era, cioè quasi tutto, e i pozzi sono ancora lì come muta testimonianza di quel tragico conflitto di 100 anni fa. Per completare la visita vale poi la pena raggiungere il forte di Montecchio a Colico e quindi completare con questa linea difensiva che si sviluppava in questa zona della Lombardia. Siamo nel settore fortificato Mera Legnoncino ed è questo il settore fortificato della linea frontiera nord, chiamata anche linea Cadorna, che serviva appunto nel caso gli austro-ungarici fossero giunti dal passo dello Stelvio anche attraverso la Valtellina, naturalmente, o dal passo dello Spluga attraverso la Val Chiavenna, anche se era più improbabile perché si doveva attraversare una neutrale Svizzera per passare di qua. La nostra giornata tra Colico, Val Chiavenna e Colico si conclude qui. Siamo sul tetto del Forte Montecchio e ci troviamo proprio sulla batteria corazzata. Ne parliamo con Marcello Villani, quindi siamo proprio in questa che è un gioiello, una testimonianza di quello che 100 anni fa è stato vissuto in Italia con la Grande Guerra, con la Prima Guerra Mondiale. È una testimonianza molto importante. Sì, perché questo luogo non ha conosciuto battaglie nella prima guerra mondiale, per questo è diventata un po' una capsula, una macchina del tempo. Il tempo si è fermato al 1914 quando l'hanno costruita e per i visitatori è bellissimo poter rivedere fortezze del genere che non esistono più. È una delle meglio conservate in Europa e questi cannoni sulla cui canna noi siamo seduti sono ormai gli unici al mondo, sono dei 149 Schneider di cui non si ha traccia da nessun'altra parte. Migliaia di persone ogni anno vengono qui e anche negli altri vostri siti di memoria proprio per ricordare ciò che è avvenuto. Quindi è un lavoro ingente quello che voi sostenete. Soprattutto con i più giovani, con i ragazzi, perché noi abbiamo avuto qualche parente che magari ha fatto la seconda guerra mondiale. I ragazzi di oggi, per fortuna, non ce l'hanno, però vogliono capire che cos'è la storia, cosa c'è di meglio che fargliela toccare con mano, fargliela vivere per una mattinata oppure un pomeriggio. Bene, noi vi salutiamo quindi da Colico, da Forte Montecchio e vi diamo appuntamento sempre sulle nostre pagine di www.orobie.it per conoscere gli angoli più curiosi, le bellezze, le sorprese della Lombardia.